Nulla è impossibile a Dio. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto, buona giornata carissimi amici. Oggi giorno dell'Immacolata, accogliamo il Vangelo secondo Luca, capitolo 1, dal 26 al 38. In quel tempo, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Amen. Cari amici, il Vangelo di oggi è bellissimo. È un Vangelo che ci fa avvicinare al Natale, ad una nuova venuta di Dio. In un modo speciale si parla di promesse. Si parla di Maria, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, e noi sappiamo che dalla casa di Davide viene Gesù. Gesù è il figlio di Davide, della tribù di Giuda, dove c'era stata questa bellissima promessa da parte del padre Giacobbe a tutti i figli che componevano poi e avrebbero composto le 12 tribù di Israele. Alla tribù di Giuda aveva detto: «Ecco Giuda, tu sei come un leone che va verso la preda e poi torna e si accovaccia seduto, il tuo regno sarà per sempre». Così il profeta aveva detto al re Davide: «Verrà un discendente dalla tua casa che regnerà per sempre». Così Maria della casa di Davide ha preso Giuseppe della casa di Davide, dalla quale è nato Gesù. Ogni promessa di Dio viene portata a compimento. Addirittura, dopo questo bellissimo annuncio del Salvatore, attraverso lo Spirito Santo nel ventre di Maria, questo grande miracolo che era segno di ciò che era stato predetto dai profeti, viene certificato da un altro segno ancora, pensate. Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Maria non lo sapeva, era qualcosa di ignoto, erano lontani, era qualcosa addirittura che sembrava quasi segreto. Ecco perché Maria parte e va da Elisabetta per vedere se è davvero così, ma soprattutto per avere una conferma che tutto ciò che l'angelo aveva detto veniva da Dio. Quante volte noi abbiamo bisogno di conferma. Perché? Perché la nostra umanità, la nostra carnalità, la nostra mondanità, cioè la tensione verso ciò che non va verso Dio, ma guarda i fatti concreti, dove a volte sembra che Dio non ci sia,
ha bisogno di una risposta, ha bisogno di una conferma. Oggi un angelo attraverso questo Vangelo viene a te. Magari sono io il tuo angelo e ti dice: nulla è impossibile a Dio. Abbi fiducia. Dio ciò che ti ha promesso è capace di portarlo a compimento. Noi potremmo dire: ma che cos'è che ci ha promesso? A me Dio non mi ha mai detto nulla, non mi è mai apparso. Come no? Nella sua parola ha già parlato a te, al tuo cuore. Quanto è importante oggi stesso, domani, ogni giorno, leggere questa parola, perché è la promessa di Dio per te, che si realizza oggi. Quelle cose che per te non erano possibili, Dio le rende possibili. Però è necessario che tu le proclami, che tu faccia come Maria che ha detto: ecco la serva del Signore, io voglio servire Dio, non voglio servire l'uomo. Avvenga per me secondo la parola di Dio. Signore, veniamo a te oggi, nel nome del Padre. Veniamo a te sotto l'azione dello Spirito Santo. Veniamo a te, Signore, per chiederti la forza, il coraggio, l'entusiasmo di credere alla tua parola. Io voglio proclamare che nulla è impossibile a te, oh Signore. Voglio proclamare che ogni tua promessa la porti a compimento. E oggi lo proclamo per la mia casa, per la mia famiglia, per la mia salute, per il mio lavoro, per tutte le situazioni che mi provocano tristezza, scoraggiamento, angoscia. Signore, le affido a te, proclamando: nulla è impossibile a te, Signore. Proclamo che tu sei il Dio della vita e il Dio che fa miracoli e prodigi in mezzo a noi. A te la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Oggi è forte lo slogan, perché è forte la sua parola: nulla è impossibile a Dio. Proclamalo nella tua vita, nella tua condizione, e Dio farà per te cose grandi. Amen. Un caro saluto e un abbraccio da parte mia e della Coinonia Giovanni Battista, Oasi di Biella. Ci vediamo domani. Ciao. Carissimi, sono aperte le iscrizioni alla nostra scuola biblica online. San Girolamo ha detto: l'ignoranza della scrittura è ignoranza di Cristo. Attraverso la scuola biblica imparerai a conoscere sempre di più Gesù, nella sua parola, le sue promesse, dal Nuovo all'Antico Testamento. Iscriviti sul nostro sito. Ascolto.